Buonasera a tutti. Allora, il primo canto che vi presenterà Lutin Tamaro di Cogne questa sera sarà sicuramente conosciuto dalla maggior parte di voi. Si tratta infatti di Pen Pen, la prima canzone composta da Jean Domaine nel periodo in cui lo stesso ha fondato e diretto il nostro gruppo. È uno dei nostri cavalli di battaglia, una canzone che certamente contraddistingue il Tin Tamaro ovunque si presenti. Pen Pen è un uomo amante della buona tavola e soprattutto delle jolie femmes. E tocca quindi alla moglie occuparsi della boutique e di tutte le altre faccende. Il carattere di Pen Pen si sposa perfettamente con l'accompagnamento del nostro tipico tamburo, oltre ovviamente alle fisarmoniche, presenti in quasi tutte le canzoni del nostro repertorio. A voi, Pen Pen. Il prossimo brano che vi presentiamo è Le vin et l'eau, canzone con una melodia tipicamente cognense, scritta da un autore anonimo e arrangiata da Cesare Charrua. La canzone narra un acceso dialogo tra l'acqua e il vino, in cui ognuno dei due mette in risalto le proprie doti, cercando di dimostrarne la forza rispetto all'altro. Da un lato il vino, che si rivolge in modo fiero e orgoglioso, sostenendo di essere anche più forte degli uomini perché gli fa perdere la ragione. Dall'altra l'acqua, che replica in modo dolce, sostenendo che solo grazie a lei si rinfrescano le vigne, fioriscono viole e rose e lavorano i mulini. Questa sera a sostenere le ragioni dell'acqua candida e pura saranno le nostre donne, mentre nella parte del vino gli uomini, che a giudicare dalle facce, qualcuno ne ha già studiato bene le virtù e gli effetti. Nel
Nella prima e nell'ultima strofa è l'autore a parlare e a esprimere un concetto che, a distanza di tanti anni, in questi tempi di consumismo purtroppo è quanto mai attuale. L'acqua è gratis, quindi non deve essere niente di che, ma il vino costa, quindi ne voglio proprio assaggiare un po'. A voi, le vin et l'eau. Il terzo brano di questa sera è un canto di ricerca con cui il Tintamaro già si è esibito alcuni anni fa e che, visto il ringiovanimento, scusate, della corale, abbiamo deciso di presentarvi questa sera. Come in molte canzoni del nostro repertorio, il brano racconta di un giovane chiamato per andare in guerra, costretto quindi a lasciare la sua amata, promettendogli però che il suo ritorno sarà rapido. Ma ahimè, il giovane busserà alla porta troppo tardi, quando la chandelle è ormai spenta. Armonizzata da Myriam Brocard, a voi, Je fais une maîtresse.
Molière, La Fontaine e Verlaine. Catone, che voleva bruciare Cartagine. Mio cugino Mathieu, che aveva degli occhiali d'oro al naso. Cosa unisce tutte queste cose, apparentemente molto distanti tra di loro? L'ultimo brano che vi presentiamo questa sera, del compositore valdostano Bové, è una canzone che non fa parte del nostro repertorio, né della nostra tradizione, ma che ben rappresenta il Tintamaro per il suo stile allegro e spontaneo. La nostra maestra, non ancora stremata dall'insegnare le parti alle varie voci, ha deciso di rendere questo brano un po' più nostro, aggiungendo un accompagnamento per le nostre immancabili fisarmoniche. Elaborata secondo uno stile bandistico, la particolarità della canzone è che le varie voci raccontano storie diverse e temi disparati, che non hanno nulla a che fare gli uni con gli altri, dalla boutique dei contralti ai poeti e le fiabe dei tenori. Tendete bene l'orecchio e provate a immergervi in una di questi racconti. Ringraziandovi per l'attenzione e sperando di avervi allietati con la nostra musica, vi auguriamo un buon proseguimento di serata e vi diamo appuntamento domenica 29 nelle vie di Aosta. Buona serata a tutti, a voi Meli Melò. Thank you.
Thank you.